sollevate volte i vostri frontali, alzatevi volte antiche, deve entrare il Re della gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il nostro e con grande gioia che io, insieme al Padre Giovanni Battista, siamo qui a celebrare insieme a voi il sacrificio del Signore, con una intuizione particolare, quella del ringraziamento. Del ringraziamento al Signore, anzitutto perché ci troviamo qui attorno all'altare del Signore, perché insieme a tutto il mondo accogliamo il suo avvento, la sua nascita, la sua venuta. E poi per ringraziarlo in modo particolare, con la preghiera, per il dono che ha fatto del progetto, per il dono della disponibilità, dell'accoglienza, dell'affetto, dell'amore, perché no, anche della maternità che ha suscitato in tanti di noi. Allora, prima di partecipare al Natale del Signore, ci riconosciamo bisognosi di ricevere il suo perdono e la sua misericordia. Confesso a Dio e a voi, fratelli, che ho fatto peccato in pensieri, parole, opere e passioni, per mia colpa e la colpa di mia santissima colpa, che soffro con la beata sempre vergine Maria, gli angeli santi e tutti i fratelli, di pregare per me, Signore e Dio nostro. Dio che potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai esonerato l'uomo dal dominio del peccato e della morte, concedi a noi che professiamo la fede della sua incarnazione di partecipare alla sua vita incontata. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna portò con sé Samuele, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a lei e lei disse: perdona mio Signore per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore me lo chieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. Il mio cuore è dolce nel Signore, io per la tua salvezza.
Pensate che ogni volta che c'è un sacerdote che arriva all'altare,
mio lavoro, potete aggiungere quel sacerdote e anche frutto dei miei sacrifici. Allora la prima cosa che diamo al Signore oggi è la lode, la lode a Dio, con le stesse parole di Maria. Le parole del Magnificat. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché ci hai dato la possibilità di conoscere il tuo vicino per mezzo di alcuni ragazzi, il dono della tua chiamata, il dono della tua vocazione. Signore, ti ringraziamo perché ci dà la possibilità di vederti ancora una volta nei tuoi ministri, ma soprattutto ti ringraziamo, Signore, perché nel dono dei tuoi sacerdoti è la tua mano forte e potente che continua a agire sugli altari delle chiese e sugli altari della nostra vita. Prendete questo dalla cerimonia di oggi, da quello che stiamo celebrando. Pigliate spunto dall'atteggiamento di Maria. Maria che non può più tenersi dentro questa gioia, disse la madre del Signore. Maria che ha bisogno di scappare da Elisabetta per raccontarle quanto il Signore ha operato in lei. Dio non si può tenere per sé. Chi si tiene Dio dentro rischia la paura che Dio gli scoppi e non pigli più niente di Dio. Ma Dio ha mandato a piccole dosi alle persone che conosce. Dio va reso a colui che te l'ha fatto conoscere. Sia lodato Gesù. Per i pastori della Chiesa, affinché nell'annuncio del Natale che è alle porte, fissino il loro sguardo a Gesù che viene, unica via di salvezza per ogni uomo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché non si stanchi mai di far sentire la sua voce in ogni situazione storica, anche là dove si corre il rischio di non essere ascoltati o di essere delisi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i benefattori del progetto d'amore, che oggi vivranno un momento di preghiera e di riflessione, affinché tengano fisso lo sguardo alla grotta di Betlemme, pronti ad adorare e servire il Signore Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i seminaristi del progetto d'amore, perché siano illuminati dal luce del Natale che sta per arrivare, affinché sia uno strumento di pace, di speranza e d'amore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. E mentre ringraziamo il Signore, vogliamo pregarlo soprattutto per questa comunità di Clarisse che qui ci ospita, in modo particolare per la madre Vanessa, perché le Clarisse, in ordine di clausura, si configurano nella Chiesa come il lievito che fa fermentare la massa, come la preghiera che non si vede, ma che è silenziosa e nascosta dietro le grate, permette a Dio di compiere ciò che deve compiere. Per voi preghiamo, sorelle, per la nostra comunità. Ascoltaci, Signore. Per Antonella, che con il suo impegno, la sua forza e la sua fede porta avanti il progetto d'amore, e sul bambino le congela pace, serenità e conforto. Vediamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che vivono situazioni di sofferenza fisica, morale, spirituale e materiale, perché possano incontrare il Signore Gesù nel volto dei cristiani pronti a comportarli e consolarli. Preghiamo. Per Suor Maria Chiara, badessa di questo istituto, che oggi festeggia il suo 25° di professione, Gesù le conceda gioia e serenità nel perpetuo servizio a Dio. Ascoltaci, Signore. Signore Dio nostro, ascolta le preghiere dei tuoi fedeli. Te le affida, colei che è il privilegio di essere Madre Castissima del Dio fatto uomo, per Cristo nostro Signore. Amen. Le ostie, Signore, che portiamo in altare, vogliono essere segno della nostra vita e con gioia lo offriamo a Te che sei nostro Padre e Creatore. Il vino che Ti offriamo, Signore, è il risultato di tanti acini messi insieme,
sono incessanti appello alla comunione. Concedi, Signore, che i tuoi figli di te diventiamo un tuo corpo glorioso, fraterna proposta d'amore al mondo che attende la salvezza. L'acqua che ti offriamo è il simbolo del nostro lavaggio. Purificaci dal nostro peccato, Signore, così risorgeremo a nuova vita. I fiori esprimono la gioia, la festa che oggi tutti noi vogliamo condividere con te. Aiutaci ad inebriare la nostra vita con il profumo del tuo amore per noi. Il cane che ci ha fitta l'antichità è stato compagno di viaggio del viandante, di colui che affrontava un cammino molto spesso lungo e faticoso. Oggi vogliamo offrirti il nostro pane, con l'impegno di farci diventare ogni giorno pane di amore e di carità per il prossimo, che incontreremo sulla strada che ci aiuterà a conoscerti sempre di più. Questa candela accesa è segno della tua continua presenza in mezzo a noi. Tu che sei la luce del mondo, fa che anche noi possiamo essere luce per le persone che incontriamo. È bello pensare, Signore, che dovunque ci troviamo, qualsiasi cosa facciamo, questa candela che arde ci fa rimanere vicino a te. Ti offriamo, Signore, l'icona e immagine di Maria, affinché, fissando il suo sguardo ed entrando in colloquio confidenziale con lei, parlandole, manifestando le nostre speranze, confidando le nostre pene, aprendo il nostro cuore, riusciamo ad arrivare a te per la sua intercessione. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli altri,
noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, lo stesso modo, prese il pane e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova e l'eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Come in cielo, così in terra.
Signore Gesù Cristo, che è tuo e i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai vostri peccati, ma nel fede della tua Chiesa, che dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni dei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi un segno di pace. Dopo la
prima parte dei miei studi nel seminario in Uganda, i superiori dei missionari congoliani mi hanno assegnato al nostro seminario a Roma nel 1982. Ho cominciato il primo anno di teologia all'Università Gregoriana. Proprio in quell'anno ho incontrato il signor Salvatore Scappellato. Per caso, a Verona, a casa dei missionari comboniani. C'era un missionario comboniano che aveva lavorato in Uganda, che avevo conosciuto, che il signor Salvatore Scappellato era andato a trovare. E allora questo sacerdote, il missionario, padre Labraca, Antonio Labraca, mi ha presentato al signor Scappellato. E dopo quell'incontro siamo scritti, poi lui mi ha invitato a venire a trovare la sua famiglia a Lentini. E lui, con la sua famiglia, altri amici di Lentini, mi hanno sempre sostenuto, sono venuto alla mia famiglia e mi ha aiutato per gli studi. E nel 1986, per la mia ordinazione, mi ha preparato camice, casola. Lui non poteva venire in Uganda per l'ordinazione sacerdotale. Dopo l'ordinazione sono tornato per finire gli studi della licenza di teologia dogmatica e allora ho avuto l'occasione di tornare a Lentini e celebrare come sacerdote novello a Lentini, nella chiesa della Santissima Trinità, con grande gioia insieme alla famiglia. E là ho capito quello che il Signore ha detto ai suoi discepoli, quando ha detto che voi che lasciate casa, famiglia, eccetera, vi trovate il centuplo in casa, famiglia. E questo proprio è successo. Ho capito anche che il sacerdote sì, è il dono del Signore alla comunità, alla Chiesa, ma è anche dono della comunità che l'ha amato, che l'ha appoggiato in varie maniere con i sacrifici, la preghiera. È il dono della comunità, della famiglia, famiglia allargata, famiglia spirituale anche, dono a Dio. E così mi considero, sì, un dono alla Chiesa, alla comunità, ma anche mi considero dono della mia famiglia allargata, al Signore. E adesso i miei superiori mi hanno chiesto di venire ancora a Roma per
segretario generale della formazione, cioè coordinare la formazione dei nostri seminaristi sparsi nei vari seminari nel mondo. Allora faccio questo servizio già da 2 anni. Resterò forse per ancora altri 3-4 anni, come vogliono i superiori. E allora, quando anche per caso di nuovo, come con il signor Scappellato, mi trovavo a Napoli, dove abbiamo un seminario dei missionari comboniani, parte della mia responsabilità visitare i nostri seminari, ero là in visita e c'era una telefonata e c'era che veniva da Antonella Sparta, non conoscevo per niente. Allora abbiamo parlato dei seminaristi. Poi ha detto che per Natale forse mi troverò a Lentini, e lei telefonava da Catania. Allora così ci siamo messi d'accordo per trovarci qui al monastero per vedere la possibilità di fare lo sponsor di alcuni seminaristi comuniani. Questo sono insieme a voi in questa Eucaristia per ringraziare il Signore per questo 8° anniversario di questo progetto d'amore, seminaristi. Ringraziamo il Signore insieme, perché questo è un progetto nobile, bello, che il Signore possa benedire questo progetto e tutte le persone che collaborano in questo progetto, e anche i seminaristi. La nostra preghiera, la preghiera del suore di questo convento, crediamo che il Signore vuol benedire la sua Chiesa ancora con tanti sacerdoti santi e capaci. Grazie. Le parole del Salmo 118 sono state per me un faro sulla mia strada. Voglio condividere con voi questa parola di Dio. Le tue mani mi hanno fatto e plasmato. Fammi capire e imparerò i tuoi comandi. I tuoi fedeli attenderanno un grande gioia, perché ho creduto sulla tua parola. Carissimi, il Signore ci ha chiamati ad aderire a questo progetto. Forse dentro di me e di tutti gli altri pensiamo che sia un caso, invece è un dono di Dio che ci chiama come e dove vuole. E la nostra chiamata è questa: prenderci cura di coloro i quali hanno bisogno del nostro aiuto per lavorare nella linea del Signore. L'aiuto materiale e spirituale che diamo ai nostri seminaristi è un investimento molto speciale e prezioso. È come versare il nostro denaro nella banca di Dio, che a suo tempo porterà molto, ma molto frutto. Ringrazio Don Ambrogio, Don Albert, che purtroppo non è venuto alla febbre, Don Marco, che è venuto alla febbre. Ringrazio Padre Gian Battista, che hanno presieduto questa solenne celebrazione. Ringrazio le suore che ci accorgono con grande amore, e in particolare la badessa, Suor Chiara Maria,
che proprio oggi compie il 25° anniversario di vita religiosa. Auguri Madre Vanessa. Ringrazio tutti i presenti, purtroppo pochi per il tempo, per anche il periodo un po' difficile, e in particolare i benefattori del progetto d'amore, che per me siete perle preziose che brillano in un calice d'oro. Questa cerimonia vuole essere una festa di ringraziamento e di lode al Signore per i doni che ha elargito in questi 8 anni di fondazione, ed è un'occasione per gioire della prossima nascita di Gesù nel mondo e nei nostri cuori. Concludo con una preghiera di Madre Teresa di Calcutta e insieme viviamo questo momento di grazia. Caro Gesù, aiutami a diffondere la tua fragranza ovunque vada. Inonda la mia anima con il tuo spirito e la tua vita. Penetra e possiedi tutto il mio essere, così completamente che la mia vita non sia che un riflesso luminoso della tua. Risplendi attraverso di me e sii così presente in me che ogni anima con cui vengo a contatto sperimenti la tua presenza nella mia anima. Che alzino gli occhi e vedano non più me, ma Gesù soltanto. Rimani con me e allora comincerò a risplendere come tu risplendi. Risplendere in modo da essere luce per gli altri. La luce, oh Gesù, proverrà tutta da te, niente di essa sarà mia. Sarai tu a risplendere sugli altri attraverso di me. Fa che così io ti lodi nel modo più che amo, risplendendo di luce su coloro che sono attorno a me. Fa che ti annunci senza predicare, non a parole, ma con l'esempio, con una forza che trascina, con l'influenza benevola di ciò che faccio, con la pienezza tangibile dell'amore che il mio cuore porta per te. Amen. Grazie ancora e tanti auguri, grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro affetto. Vi dico anche una cosa molto importante, che questa messa quest'anno è stata molto sofferta, però vi assicuro che il Signore è sempre presente e la sofferenza la trasforma anche in gioia. Sembrerà assurdo, ma quando si crede veramente in Dio e si apre la fede, tutto il male diventa gioia. È una cosa che ho sperimentato, per questo credo. Grazie ancora e auguri. Preghiamo. O Signore, ci rafforzi il tuo sacramento perché possiamo incontrare sulla via della giustizia il Salvatore che viene e ottenere il dono della felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il vostro Dio. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda salvi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella verità. Amen. Voi, che vi date grazie per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio vi protegge. Amen.